Ale, non so cani, so rane. Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi terzo episodio sull'Albania, anche ultimo giorno del nostro viaggio. Sicuramente dobbiamo ancora migliorare come viaggiatrici, oltre che come fotografe. Sicuramente c'è molto da rivedere sull'organizzazione. Ma è anche questo il bello. Alex monterà il resto del video. Voglio morire. Oggi sveglia presto e dritti in macchina alla volta di Girocaster. Ci inoltriamo quindi più nell'entroterra, a circa 30 km a sud di Valona. Lungo la strada il paesaggio è veramente mozzafiato. Anche se tiriamo dritto per arrivare a Girocaster, non possiamo non fermarci per uno scatto. Al momento io ho ancora l'HP5 e Alex il suo Imago 500. Arrivati nell'antico borgo di Argirocastro, già dall'inizio del tour veniamo subito attirate da elementi tipici della cultura albanese. Questa vecchia Alfa Romeo, rosso sgargiante. Del resto abbiamo capito che non siamo qui per sfatare i luoghi comuni e non fotografare una macchina d'epoca con le macchinette analogiche. Beh, che fotografi analogiche saremmo. Mettendo da parte questo umorismo di bassa lega, per la prima volta nella vita ho l'opportunità di entrare in una moschea. La moschea moderna del Bazar. Infatti la religione musulmana è una delle due prevalenti nel paese insieme a quella cristiana. Di fatto abbiamo provato a cercare anche le rovine della vecchia moschea descritta nella guida, ma ovviamente ci siamo perse, soprattutto perché ero io a controllare la cartina. Continuiamo un po' con la nostra perlustrazione e intanto vi raccontiamo un po' di questo borgo mentre vi facciamo vedere le foto. L'antica città di Girocaster è considerata una delle più antiche città albanesi, uno degli esempi più eclatanti dell'incontro tra le varie culture greca, romana, bizantina, turca e albanese. In particolare ai nostri occhi è palese la vicinanza con la Grecia, per la presenza di queste costruzioni in mattoni bianchi, molto caratteristiche. Sono presenti inoltre numerose moschee e chiese, anche se l'aspetto che più colpisce è la quantità di richiami ad Enver Hoxha, che nacque qui nel 1908, tanto che la città venne elevata poi a status di città-museo durante il regime comunista, stesso periodo in cui questa divenne anche un importante polo commerciale. In realtà fu proprio poi Girocaster a divenire il centro della ribellione, tanto che la casa museo di Hoxha venne fatta saltare in aria da ignoti, per poi essere restaurata. A sovrastare i caratteristici vicoli della città vecchia, troviamo anche il castello, centro originario della vita cittadina. Girocaster infatti in greco vuol dire proprio fortezza argentata. Noi però ci sentivamo di aver visto abbastanza castelli in questi giorni, e quindi decidiamo di godercelo solo dal basso e continuare a girare invece per le vie del bazar, per fare un po' di street photography a modo nostro, anche se l'abbiamo trovato pieno di negozietti turistici, motivo per cui dopo la pausa pranzo non ci siamo trattenuti a lungo. Infatti avevamo visto dei paesaggi bellissimi durante il viaggio di andata e volevamo assolutamente fermarci a fare qualche foto più naturalistica. Ed ecco che arriviamo dove ho scattato alcune delle mie foto preferite. Ci fermiamo in questo lago attirate da questo isolotto. Qui io finisco il mio HP5 e con questa ultima foto che mi piace molto. Mi piace infatti come il pontile si veda bene attraverso le sbarre del cancello e carico poi anch'io un rullino cinematografico, l'Imago 250, un rullino dai toni caldi che avevo già avuto modo di provare, conoscevo i risultati e mi sentivo che mi avrebbe permesso di tirare fuori dei bei scatti in un luogo del genere. Qui Alex prova un po' delle sue foto ai fiori. Purtroppo manca il fuoco perché maldestramente ho calpestato il fiore che aveva mirato, non essendomi accorta che lo stava scattando. Stava infatti scattando con un obiettivo tele, non avendo ancora un obiettivo macro. E quindi niente, come risultato abbiamo uno sfocato dai bellissimi colori. Scopriamo anche che parte del lago è riservata ad una scuola di sub e dalle finestre dello stabilimento scattiamo queste foto. Mi piace questo tipo di composizione. La finestra funge proprio da cornice di un quadro, con quelle che credo siano le montagne dei Balcani come soggetto. Ma la geografia non è il mio forte, l'unica cosa di cui sono sicura è che non fosse la Maiella. A posteriori scopriamo che ci trovavamo nei pressi del lago Viroi, un piccolo paradiso locale a 3 km da Girocaster. Qui possiamo vedere un po' di foto scattate con il 500 e il 250. Il 500 è una pellicola al tungsteno, bilanciata quindi per le luci artificiali, e restituisce quindi in caso dei colori più freddi, come si può vedere dalle foto rispetto al 250, che è invece una pellicola nata per essere scattata in daylight, ed è caratterizzata da toni molto più caldi. Nella foto della finestra si nota bene infatti la presenza di magenta nelle ombre nello scatto con il 500,
Imperdibili sono anche i colori di quest'acqua blu intenso con il riflesso delle nuvole, ma, tra le mie, la mia foto preferita è decisamente questa, che mi fa pensare irrimediabilmente alla terra di mezzo del Signore degli Anelli. Ci rimettiamo per strada e ci godiamo il paesaggio durante il viaggio. Da un lato il verde della foresta e dall'altro il fiume Viosa, e non possiamo non fermarci a fare qualche foto lungo la sponda del fiume, non appena ne abbiamo l'opportunità. Ed ecco che siamo giunti alla nostra ultima sera, il termine del nostro viaggio. Quando pensiamo che la spiaggia di Valona non abbia più nulla da regalarci, ci piove davanti questo paracadutista letteralmente dal cielo. Ed ecco i nostri ultimi scatti. Speriamo che il nostro ultimo viaggio vi abbia fatto venire voglia di partire, o quantomeno di uscire a scattare. Ci vediamo al prossimo video, e come sempre, buono scatto! Ciao! La luna e l'orso nella casa blu torneranno per giocare con voi, qui con voi, qui con voi. Voglio ritornare! Il video non è finito qua, mancano le due foto con il 2,50 di Kami, perché è sempre meglio riavvolgere i rullini o comunque finire i rullini prima di passare i controlli di sicurezza in aereo, così che si possa avere il land check e comunque non passino dentro ai raggi X che potrebbero danneggiarli. La luna e l'orso nella casa blu.